Una città. Una maglia. Un amore. Grigi nel cuore. Ogni giovedì, ore 21:15, su Telecity 1, canale 111 del digitale terrestre. Un appuntamento esclusivo con l'Alessandria Calcio. Lo sport in collaborazione con... Dai più valore alla tua casa. Scegli Pegaso, i veri mobili artigianali veneti in legno massiccio. Una grande esposizione per arredare con mobili di qualità a prezzi imbattibili. E in più tutta la convenienza di finanziamenti personalizzati all'interno del punto vendita. Pegaso, sulla strada statale 35 bis dei Giovi, Novi Alessandria. Visita il sito pegasomobili.it. È finalissima e al Manucci di Pontedera è festa grigia, che esplode dopo il rigore calciato da Fischnaller. 3-0 con un San Vannucchi sugli scudi. Il portiere saracinesca ha chiuso le porte alle speranze toscane. 3 tiri dagli 11 metri parati e lotteria dei penalti a favore dell'Alessandria. Una partita complicata, nella quale i grigi hanno tentato più volte di sfondare il muro avversario. Era necessario segnare almeno un gol, che in trasferta sarebbe valso il doppio. Ma i molti tentativi del trio Gonzales, Fischnaller, Sestu sono andati a vuoto. Si sapeva che il Pontedera sarebbe stato quanto mai ostico in casa e si è presentato naturalmente schematicamente identico a 15 giorni fa al Mocagatta. La vittoria, che si è resa impossibile nei primi 90 minuti, non è stata raggiunta dagli uomini di Marcolini nemmeno nei tempi supplementari. Ci sono voluti i calci di rigore per decidere le sorti del match e qui sugli scudi si è alzato il numero 1 Vannucchi, che ha neutralizzato i tiri di Caponi, Rossini e Pinzauti. Assegno invece per l'Alessandria Gonzales, Piccolo e Fischnaller. La gara è iniziata con un minuto di silenzio in memoria del capitano della Fiorentina Davide Astori, prematuramente scomparso, si è subito accesa con gli ospiti che tentavano l'affondo, prima con Fischnaller che serviva in area a Gonzales. Poi i tiri di Gonzales, Gazzi e Sestu non avevano fortuna. Al 37esimo occasione d'oro per i padroni di casa con Risaliti, ma Vannucchi interveniva prontamente in tuffo. Ma sul capovolgimento di fronte era Fischnaller ad entrare rapidamente in area, ma il suo tiro era troppo alto. Un'occasione di Grassi su calcio piazzato chiudeva il primo tempo. Ripresa poco emozionante se si esclude un sinistro di Gonzales che per poco non superava Biggeri. Si ripete Gatto al 68esimo, ma la difesa del Pontedera è impenetrabile. Poche occasioni anche nei tempi supplementari e quasi sempre da parte degli ospiti, con Gonzales, mentre il Pontedera spreca la sua occasione d'oro su calcio d'angolo. Prima del fischio finale ancora Gonzales colpisce l'esterno della rete. Si arriva ai calci di rigore con un super Vannucchi che risolve in men che non si dica il problema. Ora attenzioni puntate alla finalissima. Si incontrerà probabilmente la Viterbese, che all'andata ha battuto 3-1 il Cosenza. In mezzo però c'è il campionato e dopo i festeggiamenti dovuti si dovrà pensare già da oggi alla trasferta di Pisa. Pegaso, sulla strada statale 35 bis dei Giovi, Novi Alessandria. Visita il sito pegasomobili.it. Il meteo, in collaborazione con aria, acqua, vento, freddo. Lascia fuori le intemperie e i malintenzionati. Proteggi la tua casa con gli infissi di Gollo Serramenti. Gollo Serramenti. Produzione e vendita finestre in PVC, legno, alluminio, persiane in alluminio e blindate. E per tutto il 2018 ti garantiamo un risparmio del 65%. Vuoi sapere come? 0143 88 29 13.